Buonasera, ci sono tante novità che riguardano la nostra città che hanno bisogno di essere spiegate per la ripartenza e per la fase 2. In particolare da giovedì, anzi da domani mattina inizieranno ad esserci un po' di cose nuove che ci riguardano. Innanzitutto, come di consueto, vi do un aggiornamento sui numeri della diffusione del coronavirus nella nostra città. Ad oggi abbiamo 140 persone contagiate, di cui 78 sono ospiti nelle RSA e 62 invece sono cittadini besanesi, sono cittadini non ospiti delle RSA. Di questi 140 abbiamo 27 deceduti, ma per la prima volta c'è anche un dato nuovo perché abbiamo anche 40 persone che sono poi guarite, cioè sono risultate negative al tampone dopo essere state positive, quindi dopo aver contratto il virus sono risultate negative al tampone. Quindi siamo a 140, di cui prendere 27 purtroppo persone mancate per colpa del virus, e 40, sempre appartenenti a questi 140, invece sono le persone che sono guarite e sono negative al tampone e sono tornate a casa. La prima novità importante che vi devo riportare riguarda la giornata di domani, cioè la giornata del mercato. Ritorna al mercato, sarà ovviamente diverso rispetto al mercato normale, ma ci saranno più bancarelle rispetto a quello di mercoledì scorso. Quindi non ci saranno più soltanto gli ambulanti degli alimentari, ma ci saranno tutti gli ambulanti. Sarà un mercato più largo, perché andrà ad occupare anche la zona del parcheggio di Via Ferrario, come è stato per settimana scorsa. Questo ci ha permesso di distribuire meglio le 120 bancarelle del mercato di Besana su una superficie più ampia e che quindi ci permette di mantenere un distanziamento maggiore tra una bancarella e l'altra e mantenere più aria, diciamo così, tra tutte le bancarelle. Quindi devo chiedere alle persone che abitano in Via Ferrario, in Via Verdi soprattutto, e che utilizzano abitualmente il parcheggio di Via Ferrario, di lasciare libero, lasciare liberi i posti auto come fanno normalmente per il mercoledì, perché ci sarà il mercato e quindi, come ogni mercoledì praticamente da sempre, devono lasciare libero il posto auto perché arrivano le bancarelle la mattina presto. Perché lo facciamo così? Ovviamente per rispettare le linee guida sul distanziamento sociale, sul distanziamento delle attività commerciali, cioè delle bancarelle tra una postazione e l'altra. E poi perché sono state vagliate tante alternative per fare il mercato, tra cui anche l'idea di non farlo più lì, ma abbiamo preferito, in particolar modo io ho preferito, di tenere il mercato dove il mercato è sempre stato. Anche perché Besana spesso vive grazie alla presenza del mercato settimanale. Quindi ritorna così, cioè ritorna il mercoledì il mercato più ampio in tutti i sensi, più ampio anche in termini di spazio. Saranno presenti ovviamente gli uomini della Polizia Locale e della Protezione Civile che faranno anche dei controlli a campione sulla temperatura delle persone presenti, quindi se vi fermeranno Polizia Locale, Protezione Civile per chiedervi di rilevare la temperatura, è assolutamente normale e previsto e vedrete che verrà anche segnata la temperatura non la persona, ma la temperatura rilevata. Sempre relativamente a questa zona, devo anche darvi notizia che si è riscontrato un problema sul nuovo impianto di fognatura di Via Ferrario, pertanto ci saranno dei lavori di ripristino della fognatura sempre in via Ferrario, come era già successo l'anno scorso, però dal 21 al 26, soltanto per 5 giorni, la via Ferrario sarà di nuovo chiusa al traffico. Mi viene da dire, per fortuna, non è stata asfaltata. Il motivo per cui non è stata asfaltata durante questo anno, cioè dopo i lavori per consentire l'assestamento e poi proprio per via di probabili ulteriori interventi non è stata asfaltata, infatti adesso bisogna rompere di nuovo. Verrà chiusa la via Ferrario al traffico veicolare, non a quello pedonale. Inoltre, nei prossimi giorni, se tutto andrà bene, da giovedì 21 sarà diffuso un sondaggio circa la possibilità
di fare il centro estivo per i nostri ragazzi, per poter fare un centro estivo quest'estate. Ci saranno una serie di domande, le mamme e i papà potranno compilare questo sondaggio che sarà su una pagina del sito del nostro comune e da lì poi trarremo ulteriore spunto e ulteriori dati per arricchire il progetto che stiamo già in questo momento seguendo e cercando di strutturare per fornire la nostra città della possibilità di avere un centro estivo. Questo perché? Per permettere ai genitori di tornare al lavoro senza magari necessariamente più impegnare i nonni o le babysitter. E stiamo cercando di strutturare qualcosa di abbastanza nuovo e inedito rispetto al passato, rispetto ai precedenti centri estivi, in collaborazione con la comunità pastorale. Quindi cercando di mettere in rete tutte le varie esperienze e gli attori dal punto di vista sociale della nostra città per poter dare un servizio nuovo che consenta alle mamme e ai papà di andare al lavoro sapendo che i propri figli sono in una condizione di sicurezza. Inoltre, devo ringraziare tutte quelle persone che stanno rispondendo all'iniziativa del Carrello Solidale perché la raccolta che è stata fatta di generi alimentari a lunga scadenza nei quattro supermercati della nostra città è davvero impressionante. L'altro giorno sono state ritirate dalla Protezione Civile le derrate alimentari nei quattro supermercati e c'era il land della Protezione Civile stracolmo di prodotti. Tutti questi prodotti verranno poi portati alla Caritas, che ringrazio per la distribuzione che farà di queste derrate per continuare a dare il servizio del pacco spesa alle famiglie che ne hanno bisogno della nostra città. Davvero una risposta straordinaria che va ad integrarsi alle iniziative precedenti sulla distribuzione dei buoni spesa e che dà veramente speranza a tante famiglie che soffrono maggiormente questo momento di difficoltà. Però adesso dobbiamo ritornare a lavorare ed è per questo che stiamo studiando, come probabilmente avrete visto oggi dal giornale, un sistema nuovo di concessione degli spazi pubblici ai nostri bar, alle pasticcerie e ai ristoranti per permettere loro di dare uno spazio esterno, quindi più sicuro perché all'aperto e per chi non avesse prima la possibilità di mantenere i distanziamenti tra i tavolini, gli permettiamo quindi di lavorare. Perché una città senza attività commerciali è una città spenta, per non dire altro. Quindi adesso dobbiamo difendere le nostre attività commerciali perché possano poi ritornare come erano prima dell'emergenza e perché possano resistere in questo periodo difficile e soprattutto perché possano essere più belle anche dopo. Magari scopriremo un modo nuovo e diverso di vivere Besana, di vivere i nostri spazi, di vivere all'aperto della nostra città. Quindi anche qui cerchiamo di trasformare un cambiamento che è necessario in un cambiamento positivo. Vediamo, per questo faccio un appello a chi ancora dei commercianti non si sia organizzato con il gruppo di commercianti, di ristoratori e baristi principalmente che hanno già iniziato a raccogliere questo tipo di informazioni. So che Alfonso Ruggero, il titolare del Cortile dei Sapori, sta facendo un po' da referente per questa iniziativa, sta tirando un po' le fila, per cui i commercianti sentono questa necessità e vogliono fare questa richiesta, possono rivolgersi ad Alfonso Ruggero, anche lui poi farà una comunicazione sui social per cui si renderà disponibile oppure direttamente chiedere al SUAP del nostro comune. Dopo sarà necessario un doppio passaggio, uno di giunta, uno in consiglio comunale, insomma un po' di burocrazia, però stiamo lavorando per concedere a tutti questa possibilità di tornare a lavorare in uno spazio diverso rispetto a prima, che non era previsto prima, ma che almeno gli dia la possibilità di lavorare ai nostri commercianti, anche a noi di tornare a vivere la nostra città anche all'aperto. Da giovedì, inoltre, cambiano sostanzialmente altri modi di vivere la nostra città, perché da giovedì 21 ritornano ad essere aperti i parchi e i giardini. Ma non i giochi, cosa vuol dire?
Facciamo un esempio, si potrà percorrere il percorso all'interno del giardino inclusivo di Villa, non si potranno usare i giochi perché le linee guida ci impongono di fare dei controlli, delle igienizzazioni, degli interventi sui giochi che sono oggettivamente difficili. Ho sentito anche qualche collega sindaco che, come noi, non riaprirà i parchi proprio perché quello che ci viene chiesto è un po' impegnativo. Considerate che Besana ha 18 tra parchi e giardini, però ad esempio riaprirà il parco di Villa Filippini per poter essere percorso per evitare ad esempio di passare in via Dante oppure anche per potersi sedere sulle panchine, ma soprattutto i giardini li aprono per permettere ai bambini di poter tornare a correre all'interno dei giardini, ad esempio il parco di Cazzano, anche se ai giochi chiusi ha lo spazio che ci permette di far correre i bambini, magari di farli giocare con una palla, sempre mantenendo le prescrizioni, quindi la distanza interpersonale, evitare gli assembramenti. Per questo l'amministrazione comunale porrà all'interno di ogni parco, abbiamo già stampato 20, dei piccoli cartelli con tre semplici regole, cioè metti la mascherina, mantieni le distanze e all'aperto non ti toccare gli occhi e la bocca, soprattutto perché magari non è disponibile sempre il gel igienizzante. Quindi i bambini possono tornare a correre nei parchi anche se non possono nell'immediato poter tornare ad utilizzare i giochi, perché saranno comunque ancora fasciati, non si potrà utilizzarli perché, come ho detto prima, le linee guida non ci consentono di mantenere quel controllo che invece è richiesto, però possiamo ritornare a godere dei nostri giardini e dei nostri parchi. Sempre da giovedì, saranno riaperti anche i cimiteri senza più la limitazione dell'accesso per nome. So che questa misura è stata mal digerita da qualcuno. Però ho il feedback che ho anche da qualche operatore del settore è che è servita in questi 10 giorni a frammentare l'onda del ritorno dopo 2 mesi di chiusura e dopo purtroppo anche un numero crescente di decessi non normale rispetto agli anni scorsi. Avevamo bisogno di, con un'immagine, evitare di trovarci di fronte ad un altro primo novembre, cioè un altro eccessivo ingresso presso i cimiteri, proprio per evitare la possibilità di assembramenti. Abbiamo frazionato in questo modo gli ingressi, li abbiamo diluiti su 10 giorni. Da giovedì 21 ritorniamo ad entrare nei nostri cimiteri esattamente come prima, senza più la limitazione dell'accesso legato al nome, quindi per ordine alfabetico. Da giovedì tornano ad essere aperti i cimiteri anche il sabato e la domenica. Utilizziamo tra l'altro l'orario estivo, quindi chiudono alle 19. Perché da giovedì? Perché l'ordinanza è stata appena firmata e perché serve il tempo materiale ai nostri operatori di andare a riattivare i meccanismi automatici dei cancelli, come serve il tempo alla polizia locale di andare a togliere le chiusure dei parchi e a fasciare invece i giochi. Inoltre, il comune invece, come sapete, da lunedì scorso è già riaperto, è possibile prendere appuntamento presso gli uffici in cui ci si deve andare. Venendo qua vedo che ci sono già dei cittadini che vengono. Venendo qui vi rendete conto che comunque anche il comune è diverso. Ad esempio ci sono le colonnine di gel igienizzante appena si entra, ci sono le barriere in Lexan tra l'operatore e l'utente. Ringrazio anche il fiorista che ci ha regalato le piante per rendere più accogliente, più bello l'ufficio anagrafe e altri cambiamenti per quanto riguarda gli spazi comunali sono in divenire. Stiamo progettando davvero una rivoluzione rispetto agli spazi comunali. L'ultima cosa che vi volevo dire, sta funzionando bene il form di prenotazione dell'appuntamento per la discarica di Villa Ravelio. Dopo questa prima fase, io giudico comunque positiva questa esperienza perché se avete provato ad andare in discarica, l'accesso è più ordinato, più pulito, c'è meno gente, ci dà la possibilità di avere un maggiore controllo sugli accessi e comunque stiamo gestendo 290 appuntamenti per settimana. Significa che anche qui l'onda dell'accesso dopo 2 mesi è andato frazionandosi, tanto che già nella prossima settimana non è piena la richiesta. Se avete provato anche, se
se avete provato a prenotare, vi rendete conto che è abbastanza semplice, si sceglie il giorno, si sceglie l'ora rispetto alla propria comodità e si va a conferire. Non ci sono code, non ci sono assembramenti. Potremmo anche pensare di aumentare un pochino gli accessi, però per adesso lo manteniamo così. Vi ricordo che in discarica si può conferire tutto, non c'è più il limite del verde da ormai 2 settimane. E anche per le utenze non domestiche, quindi è ritornata esattamente come era prima, solo che bisogna prenotare l'ingresso. È una cosa secondo me più comoda perché non c'è bisogno di andare a fare la fila, di fare la coda. I buoni spesa non saranno rinnovati, è partito un progetto organizzato dai servizi sociali con Caritas per un tipo di distribuzione diverso di pacchi con dentro la spesa già fatta, quindi nel caso ce ne sia bisogno vi invito a sentire ancora i nostri servizi sociali per entrare a far parte di questa distribuzione di tipo diverso a cui facevo riferimento prima anche con il carrello solidale. Ci dà modo di allungare nel tempo quell'offerta che c'è, o meglio, non quell'offerta, quel contributo che è arrivato dal governo di 82.000 euro per poter continuare a dare ancora più famiglie per un periodo più lungo la spesa. Questo perché? Perché è evidente che il problema economico non si risolve nel giro di poche settimane, ma è presumibilmente facile pensare che durerà nei prossimi mesi. Quindi mi verrebbe da dire da buon padre di famiglia, allunghiamo questa iniziativa il più possibile per cercare di dare assistenza il più possibile. Le notizie più importanti quindi erano queste: il ritorno del mercato domani mattina, anche se andandoci vi renderete conto che sarà diverso. Ci sarà più spazio tra una bancarella e l'altra, non ci sarà più ad esempio la doppia fila in via Ferrario, che era quella che ci dava maggiore preoccupazione perché passeggiare lì in mezzo era veramente un assembramento unico e continuo, tanto che usiamo più spazio andando ad occupare il parcheggio di via Ferrario. Poi stiamo ragionando su un maggiore spazio all'aperto ai commercianti, spazio comunale ovviamente, spazio pubblico. Quindi per chi riesce si mette in contatto con Alfonso Ruggero del Cortile Sopolio, se no chiama direttamente il SUAP e poi ragioneremo sugli spazi migliori, più adatti da dare per poter permettere a tutti di lavorare, ovviamente sempre in sicurezza. I cimiteri e i parchi da giovedì ritornano aperti, i cimiteri senza più limitazione alfabetica, e i parchi invece ritornano ad essere aperti tranne che per la parte dei giochi. Sulla biblioteca, vedo una domanda, stiamo lavorando per poterlo fare in sicurezza relativamente anche alle linee guida che ci sono state date. Pensate che i libri devono rimanere in quarantena, se non sbaglio, 72 ore, quindi per garantire la sicurezza degli operatori, per garantire la sicurezza degli utenti stiamo anche ipotizzando un percorso per poter lasciare giù i libri e un altro sistema per poter prenotare e ritirarli. Ovviamente tutto questo lo stiamo facendo concordandoci con chi ci segue per questi protocolli. Per chi non riesce a fare il form della discarica può telefonare. Non è vero che non risponde nessuno perché per come è fatto per come è fatto il nostro sistema telefonico, se il telefono è occupato dall'operatore e si chiama di nuovo lo stesso numero, risulta libero per permettere ad un altro di rispondere, ma avendone uno solo risulta libero. Vi invito però, per chi non riesce, di farsi aiutare magari dai figli o dagli amici che sono un pochino più agili ad usare internet, perché credetemi è davvero estremamente semplice. Sono due domandine, si sceglie con un clic il giorno, si sceglie con un clic l'ora, si mette dentro il proprio nome perché almeno lo associamo alla tessera che si usa per accedere alla discarica ed è finito. Ti arriva addirittura una mail di conferma dal sistema automatico, per cui è veramente estremamente semplice. Vi invito
ad utilizzarlo. Per le scuole, leggo i commenti, ancora non sappiamo, quindi anche su questo ci siamo già incontrati con la dottoressa Biraghi, la dirigente scolastica della nostra città. Dobbiamo ancora aspettare che arrivino le direttive. Intanto penso che sia buona cosa iniziare a far concludere quest'anno scolastico. Quindi iniziamo a fare un passo alla volta, poi vedremo cosa fare con l'anno scolastico nuovo e nel frattempo vediamo cosa fare con il centro estivo per i ragazzi i cui genitori vanno al lavoro, hanno bisogno di andare a lavoro, hanno bisogno di sgravare magari, di sgravare il lavoro dei nonni. Leggevo poi qualche altro, se avete qualche altra domanda, quindi le cose più grosse sono il mercato che domani ritorna, cimiteri che riaprono da giovedì e i parchi che riaprono da giovedì, tranne che per i giochi. L'erba dei giardini, come avete visto in giro per la città, l'azienda incaricata dal comune per mantenere il verde in giro. Per rifare tutto, certo che il tempo non aiuta perché tagliare l'erba mentre piove o subito dopo che è piovuto non si può e ci sta rallentando un po', però e soprattutto stiamo anche dando una pulita generale al centro sportivo, quindi se avete avuto modo di vedere molti parchi, molti giardini sono già stati puliti, è già stata tagliata l'erba, quindi stanno mano a mano sistemando, se abitate in una di quelle vie interessate avete visto che stanno andando avanti anche lavori di sostituzione dei lampioni. Stiamo mettendo i lampioni a LED al posto di quelli vecchi, rispetto a quelli vecchi ammalorati. Pensate che ci sono dei lampioni ai vapori di mercurio che sono anche pericolosi. Quindi adesso iniziamo a sostituire 130 corpi illuminanti e in alcuni casi sostituiamo anche i pali e in alcuni casi anche arriverà un po' di bellezza. Già che stavamo cambiando, invece che cambiare solo la lampada o il palo, cambiando il palo ne mettiamo anche uno bello, soprattutto mi viene in mente nel centro di Villa Ravelio. Invece a giugno ci sarà la gara per rifare tutti i 2177 di lampioni di Desana, quindi andiamo a sostituirli tutti, basta solamente avere un po' di pazienza, perché a giugno c'è la gara, poi ci sarà come al solito un po' di burocrazia e poi i lavori e anche in quel caso metteremo dei pali più belli. Leggo per la richiesta delle telecamere, sì, ci stavamo attrezzando anche per quelle, poi è arrivato questo maledetto virus che ha bloccato questo lavoro, perché ci sono ovviamente sono ripresi furti, io veramente non so cosa farei a quelli che rubano i fiori nei cimiteri, però questa è una segnalazione che ovviamente fa venire il nervoso. Vediamo di fare qualcosa piazzando magari delle telecamere diverse. Grazie per la segnalazione, di questa ne faccio tesoro. Va bene, grazie. Se non ci sono altre notizie, ci sono dei cambiamenti importanti. Mi scuso se non ci vediamo da un po' perché però non siamo riusciti, non sono riuscito oggettivamente. Quindi, grazie a tutti e buona serata.